e bentornati sul mio canale. Siamo tornati qui con Jump Force. Andiamo subito alla prossima missione. Siamo arrivati troppo tardi anche stavolta? Oh, scusa. Non ho potuto spiegarti tutto per via della fretta. Ultimamente capita spesso che rileviamo dei Venom, ma il segnale sparisce dopo pochi istanti. Gli strumenti funzionano a dovere, ma quando arriviamo sul posto, beh, puoi vederlo con i tuoi occhi. È logico supporre che qualcuno stia eliminando i Venom. Anche stavolta abbiamo ricevuto un segnale simile, ma direi che siamo venuti fin qui per niente. Cos? C'è qualcuno? Meruem? Questo chakra? Impossibile! JD Gamer, vattene subito via da qui, lo trattengo io. Non abbiate paura. Sono qui solo per parlare con voi umani, non intendo farvi del male. Scusa tanto, ma non ti credo. Per quanto ne sappiamo potresti essere un Venom. Che stai facendo? Ti ho detto di andare via. No, non me ne va, Gait, JD. Ormai nessuno obbedisce più agli ordini. Stai in guardia, non sappiamo cosa sia in grado di fare. Volete battervi con me? Molto bene. Spero che questo ci permetterà di raggiungere un'intesa. Ma quello non voleva combattere, ma perché Kakashi mi devi far combattere? Non voleva combattere, voleva solo parlare. Dai, 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 Kakashi, dai! No, che è successo? Azz! Vai! E colpiscilo! Arte del fulmine, moltiplicazione superiore! E che, non ha fatto nulla! Ma non ha fatto nulla! Vai! No! Mannaggia, mi ha colpito. Azz. Vai, ora tocca a me. Vai, il Susanoo, Kamui taglio del fulmine. No, perché non mi ha dato a segno il mio colpo? Ma perché non lo raggiunge, mannaggia? È troppo distante, però lo metto KO. Meno male, dai, questo l'ho battuto subito. Come pensavo, è tremendamente forte. Ci sei ancora, JD? Che potenza. Non usa tecniche normali, mi ricorda un po' Gon. Non riesco a copiare le sue abilità neanche usando lo Sharingan. Siete soddisfatti? Che vuoi dire? Esattamente ciò che ho detto, ormai dovreste aver capito che non sono vostro nemico. Non fatemelo ripetere, io non sono uno di quei Venom. Devo darti ragione, non ho percepito malvagità o istinto omicida nei tuoi attacchi. E perché continui a combattere, mannaggia a te? Ci siamo sbagliati, ti chiedo scusa. Non c'è problema. In te sento una forte volontà di proteggere qualcosa. È una cosa comune a molti umani con una grande forza. Vorrei conoscere i vostri nomi. Io sono Kakashi Hatake, mentre il suo nome è JD Gamer. Io sono Meruem, spero di averlo pronunciato bene, non lo so. Forse un giorno ci rivedremo, se il destino lo vorrà. Addio. Volevi parlare di che cosa? Pure tu sei scemo, allora. Un avversario formidabile, non c'è che dire. Ma per fortuna non sembra essere un nemico. Nelle sue parole ho sentito dell'affetto per gli umani, anche se forse non se ne rende conto. Probabilmente è lui quello che sta eliminando i Venom. Prossima quest.
Come ha fatto quell'idiota di un cuoco a perdersi durante la missione? Ora mi tocca andare a cercarlo. Qualcosa, anzi qualcuno mi sta osservando. Mostrati, cosa vuoi? Chi sei? Hai reso volontariamente distinguibile la tua aura, perché? Sarebbe stato uno spreco di tempo affrontare qualcuno che non riesce nemmeno a percepire la mia potenza. Senti, senti che chiacchierone, sei un Venom? Quegli esseri inutili non mi interessano. Le tue capacità, invece, quelle sì che sono intriganti. Che coincidenza, anch'io voglio proprio vedere cosa sai fare. Non sembri proprio un normale essere umano, non ci andrò piano con te. Oh, me lo auguro, perché altrimenti morirai. Sta mossa non fa nulla. Vai, colpito. 1080 passi della Fenice. Ah, però, che Zoro. No, ha attivato la mossa prima di... cioè, prima della mia. Io avevo usato... Az, che danni. Zoro, ripigliate. Vai, la uso io ora la mossa. Tecnica segreta tre spade che non la fa. Ma perché non la fa? Ma perché non la fa? Vai, ti bombardo con questa mossa, KO. Non ho mai visto dei fendenti così fulminei. Tre spade. All'inizio pensavo che fossi solo uno stupido giocoliere, ma devo ammettere che ci sai fare. Ehi, testa d'alga, ti sei perso un'altra volta? Sanji. Eh? Che ci fai qui? Che ci fa qui quel deficiente? A quanto pare abbiamo un ospite indesiderato. Aspetta. Mi sono divertito abbastanza, me ne vado a dormire. Quel tipo sembrava piuttosto forte, chi era? È quello che vorrei sapere anch'io. Tu, piuttosto, prima ti perdi e poi salti fuori solo per disturbare il mio scontro? Sei tu quello che si è perso. Ma sentilo, il cuoco da strapazzo. Che c'è? Vuoi che ti dia una ripassata? Era veramente in gamba, spero di poterlo affrontare di nuovo. Allora, io farei anche... mi è rimasta l'ultima missione chiave. Ora non so se facendo le altre missioni, perché quel pallino, quelle punte esclamative di blu, mi sa che io dovrei fare missioni extra, missioni libere, cose, eccetera. Però io farei l'ultima missione chiave, non so se sarà l'ultima in definitiva, e poi al limite, se non si sblocca nulla, nel prossimo appuntamento faremo le altre missioni. Vai, faccio arriva la gangster. Arriva la gangstar. Grazie per essere qui. Nessun problema, c'è una missione per me? Sì. Shotaro Yotaro ha una richiesta da fare. Devo rintracciare una persona. Chi sarebbe? Il suo nome è Giorno Giovanna. È una spina nel fianco, ma la sua forza farebbe molto comodo alla Jump Force. Se è davvero così forte come dici, sarebbe di grande aiuto. Giorno ha il potere di creare la vita, sarebbe utile tanto in prima linea quanto dietro le quinte.
Ma non è tutto. Possiede anche un potere che non ho mai visto. Abbiamo ristretto l'elenco delle zone in cui potrebbe ritrovarsi. Restano solo Parigi e Hong Kong. Jotaro, non lo so, andrà a Parigi, mentre tu andrai a Hong Kong. Se lo incontrerai, cerca di persuaderlo a unirsi alla nostra causa. Ricevuto, sono proprio curioso di conoscerlo. Mi dispiace, Jotaro, a quanto pare la fortuna è dalla mia parte. Ah, l'ha trovato lui. Ma scusa, ma non è femmina, è maschio o femmina? Giovanna, scusa. So che mi stai osservando. Che sorpresa. Ho fatto del mio meglio per nascondermi, ma sei riuscito comunque a individuarmi. Niente può sfuggire al mio Sharingan. Interessante, quindi anche tu possiedi un potere speciale. Tu devi essere Giorno Giovanna. Devo parlarti. Non sembri un nemico, ma le tue mani odorano di sangue. Che? Non parlo con quelli di cui non posso fidarmi. Ti sembro il tipo di persona disposto a credere al primo che passa? Dimostrami la tua determinazione, innanzitutto. Jotaro aveva ragione. È una vera seccatura. Ah, ma non sono io, Sasuke. Pensavo di essere Sasuke, invece no. Oh, Giova, dai. Ah, questo dovevo essere vicino. Oh, ha capito tu a Giovanna. No? Ma Giovanna è invincibile. Peccato che non ha fatto la mossa finale, sennò lo distruggevo. Super Giovanna. Ho trovato il personaggio incredibile, veramente. Sembrava debolucce all'inizio, che sembrava che le stesse prendendo, invece. Perdona la scortesia, non hai usato tutta la tua forza, vero? Neanche tu non avevi la minima intenzione di ferirmi. Non hai usato alcun attacco letale. Allora è vero che non ti sfugge nulla, fai quasi paura. Non ha senso sentirselo dire da qualcuno che mi stava solo mettendo alla prova. Tra l'altro, che razza di tecniche usi? Non ti ho visto usare alcun sigillo delle mani. E non riesco a vedere il tuo chakra, nemmeno con lo Sharingan. Ti spiegherò tutto dopo che avrò ascoltato ciò che hai da dirmi. Quindi mi sono guadagnato almeno un po' di fiducia, eh? La Jump Force, capisco. Ci serve il tuo aiuto per debellare i Venom. Perfetto. Aiutarvi mi farà avvicinare ancora di più al mio sogno. Il tuo sogno? Diventare una vera gangstar. E non ci riuscirò mai restando qui mentre il mondo crolla a pezzi. Sei decisamente forte, ma sono il tuo senso tattico e la tua forza d'animo a renderti speciale. Con te dalla nostra parte, persino quel perdente potrebbe imparare qualcosa. Chi? Naruto, forse? Vediamo, controlliamo se ci sono altre missioni chiave. Ah, sì, me l'ha sbloccato. Missione J-Force Giorno, ok. Vabbè, che... Oh!
che faremo però nel prossimo appuntamento, perché ho già fatto 3, di solito ne faccio 2. Quindi per oggi è tutto, iscrivetevi al canale, cerchiamo di arrivare ai 400 iscritti, possiamo farcela. Lasciate un mi piace, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Bye bye!